Siamo al telefono con Michele Festa, il tecnico del Gymnasium Audax Atria, che domani è chiamato ad un'impresa per continuare a cullare il sogno della Serie B, perché domani c'è la seconda gara del triangolare contro il Ciampino in casa. È andata male nella prima in trasferta con Santa Croce, squadra molisana, e tra l'altro le immagini che stiamo vedendo si riferiscono proprio a questo confronto. Al telefono abbiamo proprio Michele Festa, come dicevamo, per presentare questa gara e anche per tastare il polso alla squadra a poco meno di 24 ore dalla gara in questione. Come la state vivendo, mister? Ma diciamo normale, abbiamo preparato la partita come tutte le altre, come se fosse comunque per noi una finale, perché giustamente comunque dobbiamo vincere domani per poi ovviamente sperare che il Ciampino batta la squadra molisana, anche perché l'ultima partita comunque, anche se dovessero perdere il Ciampino qui da noi, comunque si può giocare. Si può giocare la qualificazione perché con una differenza reti maggiore, diciamo, della nostra potrebbe passare e salire in Serie B. Certo, bisogna però fare una gara sopra la media perché l'importante è subire poco, come dicevamo, e segnare tanto. Sì, bisogna fare la partita perfetta, anche perché il Ciampino comunque a prescindere sicuramente sarà una buona squadra perché le laziali le conosciamo un po' da tempo, è un campionato abbastanza elevato di Serie C, perciò sarà comunque una partita difficile dove dovremmo stare attenti a tutti i particolari. Com'è lo stato di salute della squadra? Cioè, ci sarà qualche assente o sono tutti a disposizione? No, per domani, a parte diciamo, il portiere di Sante che ha parato l'andata, che poi è stato squalificato diciamo, proprio sul finire della gara, però rientrano Di Martino e Calista, che per noi sono due pedine importanti che ci sono venuti a mancare tantissimo diciamo, sabato scorso in Molise. Sbaglio o lo dicevamo anche nello spareggio con il Real Guardia Grele, che ci sono dei regolamenti un po' diversi nelle federazioni non abruzzesi, soprattutto per i fuoriquota, e questo un po' penalizza le abruzzesi? Sì, questo penalizza tantissimo le abruzzesi perché noi già ci siamo capitati nella Coppa Nazionale giocando contro un'altra squadra laziale, il Ferentino, e loro ovviamente potevano disporre di 12 giocatori e 11 di movimento, diciamo, un portiere o 10 e 2. E noi purtroppo, noi anche lì purtroppo siamo arrivati con due squalifiche importanti e noi con una rosa molto bassa, ovviamente, perché per avere tre fuoriquota durante il campionato ci siamo ritrovati con sole quattro persone come sabato scorso a giocare queste partite nel nazionale. Certo. Senta, mister, per chiudere, ma obiettivamente la società è pronta per disputare un campionato di Serie B dove eventualmente andrete a raggiungere la Tombesi? Sì, io penso di sì perché quest'anno diciamo, siamo cresciuti un po' tutti, diciamo. Siamo cresciuti sia dallo staff tecnico, dai giocatori, ma anche tanto la società. E loro hanno tutte le intenzioni di farla nella Serie B. Perciò loro ci credono tantissimo e tanto è vero che domani anche la stessa città di Atri stanno preparando ovviamente, cioè di portare tanta gente al palazzetto proprio perché ci crediamo fino alla fine.